Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per girare il video Ce n'è per tutti i mesi in collaborazione con la dolcissima Tania. Come tutti i mesi noi facciamo questo video. Quindi se non conoscete il suo canale, se non avete ancora visto i nostri Ce n'è per tutti i mesi, vi metto comunque sotto il link al canale di Tania e al video gemello a questo. Allora, cominciamo perché sono tante cose, come tutti i mesi sono tante domande. Allora, canzone preferita del mese. Allora, questo mese ho riascoltato volentieri le sonate per pianoforte di Schubert, nella versione questa qua, suonata da Radu Lupu, che è un pianista eccezionale che a me piace tantissimo. E questo è il cofanetto della Decca, che è uscito un po', credo un po' di anni fa, io ce l'ho da un po', e ci sono le 9 sonate di Schubert. E quindi io ve lo consiglio, veramente veramente bello. So che c'è qualcuno che ascolta musica classica, anzi volevo cogliere l'occasione per salutare Stefania, lei lo sa, e la ringrazio per aver ascoltato la Ditone Abbandonata, le mando un bacio. Comunque questo è il preferito del mese. Poi, profumo del mese, ragazze, oddio, allora adesso qui io volevo fare un video a parte, però ho deciso di parlarne in questo video perché merita. Allora, sapete che la marca Comin, credo che sia quella, fa i dupe dei profumi famosi, no? Io avevo già scoperto il dupe di Hypnotique di Dior e adesso ho trovato, oddio ragazzi, uguale, la copia del profumo di Chloé. Io già l'avevo comprato insomma, quello vero, no? Quello originale, diciamo, e mi ero trovata benissimo, però cioè spendere 80 euro per un profumo è veramente assurdo. Questo qua costa 6,90 euro e si chiama Chic Romantique, credo. E mamma mia, vi assicuro che è identico, comunque c'è pochissima differenza. Per chi ama Chloé, il profumo Chloé, veramente provatelo, lo trovate o negli OVS oppure nei negozi cinesi, quindi costa o 5,90 o 6,90 a seconda del posto dove andate. Questo qui, guardate che anche la boccettina è carinissima, e queste sono 100 ml, e quindi niente, è una droga questo profumo, ragazzi, lo metto tutti i giorni, mi piace tantissimo. E questo è uno. Poi, allora, fin del mese, allora questo mese un sacco di film preferiti, ma film preferito in assoluto è Il Corvo, ovviamente non è un film recente, magari l'avete visto, di Clouseau. Questo film è del 1943, quindi ragazze, immaginate, però è veramente una storia stupenda. È un film un po' inquietante, insomma, ambientato in un paesino, in un paesino della Francia, dove succedono cose veramente strane. Alle persone arrivano delle lettere in cui si svelano, insomma, dei loro segreti, e poi insomma non vi racconto com'è la trama, ma è bellissimo, è un po' un noir, e quindi anche questo ve lo consiglio, Il Corvo. Io l'ho comprato su IBS perché questi film un po' vecchi non so se si trovano nei negozi dove vendono DVD, comunque su IBS trovate tutto. Questo qua, poi ne ho visti altri, per esempio ieri sono andata al cinema a vedere l'ultimo film di Woody Allen, Magic in the Moonlight, e mi è piaciuto tantissimo, però questo è già all'inizio di dicembre, quindi andrà nel prossimo preferiti del mese, insomma andrà nel prossimo video, quindi ve ne parlerò meglio il mese prossimo di questo film, anche perché ho intenzione di andare a rivederlo perché mi è piaciuto talmente tanto, vabbè. Parentesi, sono un po' folle, lo so. Accessorio del mese, sto mettendo tantissimo questa catenella con la C di Chanel, questa qui, che è dorata perché invece l'alterno un po' anche alla mia di oro bianco, questa è oro, e mi piace, non so, è molto fine, non si vede tanto, però insomma c'è il marchio di Chanel che a me piace tantissimo. Relazione, sono fidanzata. Scuola, università, ragazzi, sto impazzendo sui libri, cioè veramente sto totalmente impazzendo sui libri,
per la tesi. Cioè, sto facendo le note al testo del testo che sto preparando per la tesi, no? E sto impazzendo. Non vi dico, cioè, non studio tantissime ore al giorno, perché sennò veramente con tutti i manoscritti, il confronto, sto diventando pazza. Mi sono scelta forse un argomento troppo impegnativo e quindi sono la solita masochista e niente, saranno mesi durissimi. Poi, allora, cibo del mese. Allora, cibo del mese sicuramente il cotechino con la verza. Allora, ragazzi, se non lo conoscete, io vi consiglio assolutamente di andare su internet a cercare la ricetta del cotechino in crosta. Io l'ho fatto, cioè è una cosa allucinante. Allora, voi prendete il cotechino, ve la dico così riassunta. Prendete il cotechino, no? Lo fate cuocere, non so, 2-3 ore, quello che è. Un po' meno, forse 2 ore, lo avvolgete in una foglia di verza, anzi 2 foglie di verza, lo avvolgete bene, poi lo avvolgete nella pasta sfoglia, quella della Buitoni che trovate al supermercato, lo mettete in forno 30 minuti, poi magari come contorno preparate le lenticchie, anche quelle veloci, e vi assicuro che, cioè, fate un figurone, è buonissimo, è veramente buonissimo, e quindi questo. Poi, Scarpe del mese, non so se vi avevo fatte già vedere, comunque sono questo paio di ballerine di Zara di qualche stagione passata, sono nere lucide, così hanno la puntina, sono un pochino rovinate, perché adesso non fa ancora freddissimo, quindi io ovviamente porto ancora le ballerine e queste le abbino soprattutto di sera, ma è un periodo che sto uscendo spesso, quindi mi piace metterla. Come adesso vi dico, capo di abbigliamento del mese non ce l'ho qui in questo momento, ma sono i vestitini di lana. Io spesso faccio degli outfit con un vestitino di lana, magari dei collan sotto abbastanza pesanti, poi le ballerine e via. Magari vi farò degli outfit natalizi su questo tema del vestito e mi piacciono tantissimo. Poi, borsa del mese, molto semplicemente sto usando questa borsa nera che ho da qualche anno. Vedete, ha la taschina dietro, molto capiente. A volte quando magari torno all'università e poi devo uscire subito, non sto lì neanche, cioè mi cambio magari un attimo l'abbigliamento, però la borsa magari tengo questa perché tanto è nera, quindi non sto lì a cambiare, a travasare tutto nella pochette. Per pigrizia sto usando questa. L'avevo presa in un negozio cinese, ma è un tessuto tipo simil pelle, ma abbastanza morbido e quindi ottima. Poi, trucco del mese. Allora, sto facendo, oggi non sono truccata perché, ragazzi, non ho neanche intenzione di uscire, oggi me ne sto in casa a suonare e a studiare, perché veramente devo studiare, e quindi è inutile truccarsi per un video, no? Allora, i trucchi che ho fatto questa settimana, e vi assicuro che mi sono truccata tanto, li ho fatti tutti con questa palettina qua di Kiko, quella della Daring Game che mi avete visto in qualche haul fa, e credo che sia questa la numero 1. Guardate che è venuto via, tutte le scritte dietro si sono scolorite da quanto l'ho usata. E allora, ragazze, questo colore qui è eccezionale, questo marrone qua un po' più caldo assieme a questo qua. Io di solito uso questi tre per fare un trucco molto 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 tenue. Cioè, secondo me, per me il trucco è non dare l'impressione di essere truccate, ma stare meglio, insomma. Quindi non mi piacciono tantissimo i colori accesi, anzi, anche se qualche volta li uso, però principalmente uso i nude. E con questa veramente mi trovo veramente bene. E poi volevo segnalarvi questo blush qua, forse ve ne avevo già parlato. Questo è della Make Up Revolution, l'avevo preso qualche mese fa, non ve l'avevo fatto vedere forse. Blushing Earth, e sono 10 grammi di prodotto, è a forma di cuore, ricorda quello della Too Faced. E allora, secondo me questo per il periodo natalizio è l'ideale, perché è un pochino glitterato, ma neanche tanto, e ha tre tonalità di colori, cioè quella un po' più scura, poi quella molto chiara, e questa è la parte più glitterata, e poi questa che è la mia preferita, che è più sul fucsia. E non si vede tantissimo, devo dire che non è scriventissimo, però se voi lo potete molto modulare, stratificare, cioè ne potete mettere potete prelevare più prodotto a seconda dell'effetto che volete creare. Poi è bellissimo perché il packaging è in cartone, credo di averlo pagato sui 6,90 euro, 7,90 euro,
Non mi ricordo, ragazze, comunque sul sito di Makiyaya lo trovate. Poi. Allora, trucco, ci siamo. Prodotto preferito del mese. Prodotto preferito... Ah, ecco, scusate, ragazze, dimenticavo. Il rossetto che sto indossando adesso, anche se non si vedrà, però è un rossetto rosso. E è il numero 4 di Essence on the Catwalk. È questo colore rosso tendente un po' al bordeaux. Non si vedrà tanto perché ce l'ho su da un po' e ho parlato. Non so se mi sta benissimo perché io mi vedo più con i colori nude, anche sulle labbra. Però volevo mettere almeno un rossetto e quindi anche questo è un prodotto molto utilizzato questo mese. Poi, prodotto preferito. Allora, prodotto preferito, adesso ve ne parlo insieme ai prodotti per capelli, perché è un prodotto per capelli. Allora, io sto usando tantissimo, ve ne avevo parlato anche il mese scorso, questo shampoo qua della BioPoint, che si chiama Liscia Assoluto. Questo lo trovate all'Esselunga, lo trovate nei maggiori supermercati, insomma, per capelli lisci. Questo vi aiuta a tenere i capelli lisci e credo che sia anche con un'azione, aspettate che ve lo dico, ecco, polimeri termoattivi che ve li aiuta a restare più lisci anche magari senza la piastra, o comunque con la piastra stanno lisci più a lungo. Questo mi ci trovo veramente bene, infatti sta per finire. Però il prodotto preferito del mese è, oddio ragazze, questa crema rigenerante all'olio di cocco della Mil Mil. Io l'ho vista in tantissimi video di voi ragazze, tutte ne parlavate benissimo e dicevo, ma come fa veramente essere così buona, piacere a tutti e costare così poco? Questo è un impacco ammorbidente per capelli lunghi o medio lunghi, io ho lunghi, vabbè. Ha un profumo di cocco eccezionale a chi piace il cocco, ma vi assicuro ragazze che funziona, fa i capelli più morbidi. Io lo uso in coordinato con questo, cioè mi lavo i capelli con questo, poi ne metto un po' di questa sulle lunghezze, la risciacquo molto bene perché è un po' difficile da risciacquare, però poi i capelli sono effettivamente più morbidi. E funziona, costa sui 2 euro credo, quindi, e ce n'è una vagonata, cioè sono 500 ml, però già in mettete 10 lavaggi ne ho consumata un po'. Adesso è molto liquida, quindi non posso girare il contenitore per farvelo vedere bene, ma cioè, oltre ad avere il pregio del profumo, veramente funziona, funziona ragazze. Infine, sui capelli, l'ultima cosa che ho messo questo mese è una nuova scoperta. In verità è un regalo questa, allora, quest'acqua cristallina ristrutturante dell'erbolario. Io cosa faccio? Io non ho i capelli secchi, questo è per i capelli estremamente secchi, ma ho le punte secche, no? Un pochino sfibrate. Allora, dopo che mi sono lavati i capelli, cioè che ho fatto lo shampoo, e ho messo la crema, me li asciugo e prima di metterli in piega, no? Di passare magari la piastra, spruzzo soltanto sulle punte questa acqua e in effetti vedo qualche miglioramento. C'è scritto acqua cristallina ristrutturante effetto luce per capelli secchi e sfibrati, ma io ovviamente ho la cute che è abbastanza tendente al grasso, quindi non lo uso su tutto il capello, lo uso soltanto sulle punte e mi ci trovo molto bene. Non so dirvi il prezzo, ma non credo sia bassissimo perché l'erborario ha dei prezzi abbastanza alti, ma credo abbia anche un buon inci e quindi ve la consiglio. Poi vediamo, oddio, dove ho messo qua del Nino. Ok, doccia time. Allora, non so se ve l'avevo fatto vedere nell'altro video, comunque un bagno doccia di bottega, ne uso tantissimi, in un mese ne finirò 3 o 4. Comunque adesso sto usando questo qua, la violetta, ha una profumazione buonissima e sto usando anche il latte corpo o burro corpo, è un burro corpo alla violetta, ma l'ho lasciato di là e ve lo consiglio. Poi smalto preferito. Allora, questo mese smalto preferito è una combinazione di due smalti. Allora, questo qua di Kiko, che è un colore senape, il 369. Questo l'ho messo sui piedi, l'ho tenuto 10 giorni e non si è sbeccato per niente. Allora ho messo una base di Kiko, quelle base rinforzante, non so, le trovate da Kiko. Poi ho messo questo e poi ho messo come top coat questo qua di Catrice con tutti questi brillantini sul rosato, no? Questo si chiama top coat,
Numero 45. Kiss me if you can. Questo qua. E sopra questo fa un effetto bellissimo, non so, super natalizio, perché Senape da solo provato non dice molto, però con sopra il top coat, cioè è spettacolare ragazzi, spettacolare, stupendo. L'unico problema è stato poi levare questi brillantini, non so chi di voi l'ha provato, questo top coat della Catrice, cioè veramente per toglierli avrò usato mezzo boccettino di leva smalto, perché non si toglievano, cioè, e comunque se volete provarlo io ve lo consiglio, e poi vi resta 10 giorni perché i glitter sì, proprio si attaccano all'unghia. Bene. Infine, allora, foto del mese, sapete che ai primi di novembre ero stata a Parigi, quindi credo che vi metterò una foto di Parigi. Libro preferito, allora, libro preferito del mese, ho riletto La cognizione del dolore di Gadda, adesso non ce l'ho qui in questo momento, ma veramente mi è piaciuto tantissimo rileggerlo, perché sono andata a vedere qui vicino a casa una rappresentazione teatrale, allora mi è venuta voglia di rileggerlo, e in effetti è un bellissimo libro. Gadda non è tra i miei autori italiani preferiti, però devo dire che La cognizione del dolore e La dalgisa sono tra i suoi libri i migliori secondo me. Infine, applicazione del mese, sto usando tantissimo, adesso non ho qui il cellulare, WhatsApp, nessuna applicazione un po' particolare, ma semplicemente perché sto mandando tantissimi messaggi a mio fratello che come sapete è a Londra. Io ho finito, mi sa che ho risposto a tutte le domande. Ah no, oddio, mi dimentico sempre, ma ragazze, allora, figo del mese, uomo affascinante del mese è Colin Firth, vi metto qui la foto perché ovviamente protagonista del nuovo film di Woody Allen, e lui è uno dei miei autori preferiti. Nel discorso del re proprio è stato eccezionale, ma anche questo film è veramente una recitazione, poi un fascino unici. E quindi niente, Tania, ti mando un bacio, un abbraccio, vengo a vedere subito il tuo video, e niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo, ciao ciao!